Sì, come... sì, dovrebbe essere giusto. È già classico. Sì, sì, sì. Bella a tutti ragazzi, qui è Ron, bentornati in questo ultimo spezzone di grande streaming di oggi per il primo giorno di uscita di FIFA 19. Oggi... Capodanno. Capodanno. Questa sera abbiamo questo evento, questa partita che dovremo giocare. In mia compagnia avete qua il grandissimo Pierluigi Pardo. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, siamo pronti, una grande serata, una super serata, due squadre di grandissimo livello, personaggi tra l'altro di una bellezza, aspetto fisico straordinario, vogliamo presentarli? Partita o parto io? Parti tu. Allora, la mia squadra alla sinistra... Come la tua squadra? Che sei, il telecronista tifoso? No, ci dividiamo. Ah, ci dividiamo, perfetto. Almeno per le presentazioni. Oh, it's alright. Your team allora, is... alla mia sinistra abbiamo una coppia composta da Ice Principe, pro player di FIFA, e Alessio Romagnoli. La coppia di grande romanità, sentite, li vedete, uno vicino all'altro, parlano in slang romano, mentre qui abbiamo Crazy and Gully. Gully and Crazy, grande. What do you feel about this game? Perfetto, parole bellissime quelle di Gali, no? Tu sei fortissimo, vero? Ma, no, cioè, lui è fortissimo, lui è un campione. Lui è quello forte, crazy. Sì, va bene, che squadra prenderete? Abbiamo già un'idea. Io ci ho già giocato con grandissima qualità, ho anche battuto Thomas con un gol di Aubameyang. Vabbè, incredibile allora. Vabbè, possiamo anche vedere... La scelta dei due team. Benissimo, li stiamo vedendo. Fate qualcosa di utile per il paese. Tutti e due, vedete Principe in rosso, Romagnoli in blu, Crazy in giallo. Eccoci qui, partita classica. Gali violetto. Livelli di grafica fate incredibili. Anche la finale di Champions, sennò è uguale, ragazzi. Ah, per mettere vediamo. Del clima. Siete in questo momento impostati sul Real Madrid-Barcellona, che proprio potrebbe essere il classico. Facciamo il classico. Fate il classico? Facciamo il classico. Non volete fare, che ne so, una Serie B della Repubblica Ceca, che ne so, una cosa così? No, fate Real Madrid-Barcellona. Voglio prendere City. Così. Attenzione, City. Attenzione, City. Ah, Real City, eccolo qua. Stiamo Real noi. Crazy, con una scelta di grande personalità, il guardiolismo è vivo e lotta. Bene, Real Madrid in bianco, City con la maglia di trasferta, con Gali and Crazy. Everything's ready now. Siamo qui, non possiamo dire dove siamo, siamo in un luogo imprecisato, no? Non lo diciamo disperso dove siamo. Nord Italia. Esatto, Nord Italia. E siamo pronti per il calcio d'inizio di questo match. Si vanno a comporre due formazioni. De Bruyne confermatissimo. Agüero e Sané sembra la coppia d'attacco del City. Mares e Sterling, gli esterni. Fernandinho mi sa che fa la brutta fine. Ah no, lo tiene. Otamendi c'ha una velocità. Questo è crazy, sei tu, vero? No, è lui. È molto trap questa roba. È troppo veloce. È molto trap. Bale, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema. Ma Asensio, difesa 4, classica con Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo. La quantità di cose che fa Crazy nel giro di 5 secondi è incredibile. Ma c'è già giocato. It's a good player. It's a very good player. Real Madrid è pronto. Okay, pronto Real. Ecco, il City sta facendo anche le tattiche sui calci in angolo. È veramente tutto molto bello, anche sugli intercetti. Sané e Sterling sulla stessa fascia. Sì. Per il Beh, team di Crazy Fat Gamer. Sì, esatto. Si gioca al Santiago Bernabeu, partita classica, ore 21 nebbia, quindi vedremo, inverno. Speriamo di vedere qualcosa d'inverno. Inverno. Eccoci qua, questi sono i classici giochini, quelli che mi fanno impazzire, anche proprio che mi danno già il senso dell'adrenalina. Stasera più o meno. No, stasera non è, stasera faccio una chiusa proprio dentro a casa. Vediamo domani sera su The Zone, dopo 16 ore in cui, va bene, in cui giocherò e basta. Eccoci qua, subito Modric, inquadrato. Come si deve fare? Sì, leviamo, esatto. Leviamo il trainer, ecco, ovviamente. Per rendere tutto più bello, comincia. Mancano loro due. Questo big match. Vai, ci nascondi. Ok. FIFA 19, tutto pronto. Si comincia col primo possesso palla per il Real Madrid. Chi ha fatto la telecronaca quest'anno? Non so fare. Bene, il Real manovra il primo pallone con Marcelo. Ancora per linea orizzontale, Casemiro. L'appoggio nella zona di Varane. Quindi Carvajal verticalmente, Modric, buona l'apertura subito verso Kroos. Ma Mares ha capito tutto. Grande copertura. Gali, tu sei viola? Yes. Gali is violet. Invece abbiamo ovviamente Crazy in giallo. Occhio De Bruyne per l'iniziativa del Manchester City. Inizio di gara molto interessante, molto intenso. La possibilità per Agüero. Agüero, occhio al Kun. Ancora Agüero, cross in mezzo. Incredibile.
Beh, subito propositivi. Subito propositivi. Gali, ancora continuano ad attaccare. La copertura però tenta la parte di Varane. E la possibilità per Kroos. Per la ripartenza del Real subito con Asensio. Palla per gli orizzontali verso Benzema che aspetta l'inserimento da parte di Gareth Bale. Uno che non ha problemi di velocità ancora Bale. Cerca il fondo, lo vuole, tocco dentro. Pallone allontanato, Fernandinho non bene. Ancora Bale alla caccia del pallone. Occhio al Madrid, difende il possesso. Palla a Casemiro aperto verso Benzema. Che sbaglia al momento dell'ultimo passaggio. Allora Walker, la ripartenza del City, Marcello di testa, poi Modric, Walker, gran partita fin qui. Sono partiti subito molto carichi, senza star troppo a girar palla, diretti in attacco. Sì, con la qualità che c'è propria, è una forma anche se vuoi filosofica, un modo di vivere la vita. Mendy, pronto per la rimessa laterale, lo scorso anno infortunio per lui, ha recuperato bene, l'avete visto, De Bruyne, poi Mahrez, ancora Mendy, la copertura di Bale, palla in fallo laterale, 12 minuti e 20, non sapete, ma qui ci sono circa 150 persone che ci stanno guardando e che mi prendono per matto. Casemiro, col tocco verticale verso Kroos, l'apertura per Marcelo. Eccolo qui, un po' ficarra, anche un po' picone. Palla di Kroos, la zona di Casemiro. Casemiro pensa ancora a Kroos, lo serve. E qui adesso tiki-taka del Real Madrid, abbastanza così sterile. Sané, ripartenza del City con De Bruyne che prova a sfondare ma viene chiuso. Palla verticale, il colpo di testa di Kompany dall'altra parte. Mahrez rischia con Modric. Attenzione. Occhio a Modric, Modric con l'apertura. Palla della zona Benzema! Di Benzema, Ederson e poi Otamendi spazza via, incredibile. Salvataggio in extremis, comunque un Real molto propositivo. Ora vediamo se il City riuscirà a difendersi ancora a lungo per magari cercare come di colpire in contropiede. Mi sembra bene, no? Mi sembra bene, sei... Può andare meglio. Sto cercando di abituarmi al nuovo FIFA. Tira, sopra e tira. Sto dicendo come se c'è sempre qualche novità, Modric. La delusione di Romagnoli, l'hai vista dentro questa? L'ha vista dentro, concentratissimo. Kompany nella copertura, Asensio ancora col pallone largo verso Bale, il tocco dentro, decisiva la copertura della difesa del City. Adesso Sané prova a suonare la carica per il City. Agüero, contropiede, grande diagonale di Marcelo, poi Mahrez, Fernandinho. L'appoggio verso Kompany. Fammi giocare. Che difende questo pallone. Sentite come parlano Ice Principe e Alessio, spogliatoio molto unito in questa fase. Vanno insieme a fare pressing su Sterling, che però difende bene il pallone. Quindi Fernandinho. Rischia Fernandinho, la delusione di Gali. Palla buona per Casemiro, occasione per il Real Madrid. Tocco verticale verso Asensio, Asensio fino in fondo, Asensio ancora, Asensio la tiene lì. Occhio! Poi l'occasione. Una volta. Clamorosa una occasione solo, per Benzema, non lucido qui Benzema. Non lucido qui Benzema. Ha servito Casemiro, altro tocco verticale, Otamendi nella copertura. Ancora Otamendi che combatte Benzema. Otamendi. L'anno scorso doveva già fare doppio. Grande intervento da parte di Crazy, Mahrez. Mahrez Gali alla caccia del pallone, l'uno contro uno con Modric, insiste Carvajal, quindi Sané, la ripartenza del Manchester City, palla per il Kun Agüero che prova a sfondare, Sané gli dà un'eventuale traccia per il passaggio, Varane con l'intervento a Balanga, sembrava il miglior Romagnoli in questo intervento, io ho visto il miglior Romagnoli. Occhio a Benzema, possesso per il Real Madrid, 34esimo, sempre 0-0, partita molto intensa, Otamendi ancora in copertura su Benzema, che cerca il fondo, Otamendi la legge molto bene, poi con grande calma Otamendi, sei soddisfatto? Tantissimo. Veronica. Numero di Gali. Poi però ci stava, ci stava. Ma tu sei un artista, che vuoi che sia? Che è artista. Otamendi, ancora lui nella copertura, quindi Mahrez, ha servito Fernandinho, prova a distendersi il Manchester City con Kun Agüero che viene chiuso, Carvajal dall'altra parte, occhio a Modric, palla molto interessante per Benzema. Ancora Modric, Modric prova! Ederson, il riflesso. Tutto bene? Siamo concentrati, lo so che siete concentrati. Si nota. Lo so che siete concentrati, però insomma, la partita più Real che City, dobbiamo dire, in questi 40 minuti, sì. No? A mio avviso il City deve cercare di andare in contropiede, perché ha dei giocatori molto veloci davanti. I giocatori adatti per pungere. Occhio a Kroos, occhio qua, che cerca senso, chiudono Walker, quindi Otamendi. Possibilità per il City con De Bruyne, quindi Fernandinho, in ritardo tu Fernandinho. Brutto giallo. Episodio, fallo di Kroos, attenzione, si accende la sfida, scintille, giallo. L'arbitro mi separa, vedete? No, no, io giallo, bene. Niente, solo richiamo. Tutto a posto? Ma è arrivato il giallo, no? No, non è neanche arrivato il giallo. Solo richiamo. Cartellino giallo, giallo, ma secondo me sì, no, vedi Kroos? No, sì, Kroos sarà ammonito. Apparso... Ammonito Kroos, ammonito Kroos.
colpo di testa di Bale, Fernandinho, quindi Mahrez con l'apertura verso Mendy, sale Mendy, il tocco verticale, occhio al Kun, il Kun si decentra ancora una volta, c'è un po' di pressing, cerca il numero, il Kun, Carvajal, quindi Varane. Occhio. Siamo ormai in mezzo recupero, occhio al colpo di testa di Sterling, finisce che per poco tempo. Non riusciva a servire. Il compagno, finisce il primo tempo, le riflessioni di questi primi 45, Alessio soddisfatto? Molto soddisfatto, ci manca solo il gol, dai. Buon Real, no? Ha scritto di più. Buonissimo. Ice, che dici? Possiamo fare meglio, però bene, molto bene. Vabbè, andiamo da quest'altra parte, Crazy. Soddisfatto dell'atteggiamento del City? Perché sì, sì, si può migliorare, ma nel secondo tempo almeno uno lo facciamo. Giudizio sulla partita di Gaga. Grosso, però, lei. Gioca molto bene. Lasci bene dalla parte. Sei soddisfatto di questo primo tempo? Ma sì, è mai soddisfatto, possiamo fare ancora di più. Asenza destra. Ancora tutto da vedere, stanno usando il campo. Usando il campo, benissimo. Siamo davanti. Pronti per il calcio inizio del secondo tempo, ma ovviamente lasci, ci sono anche le sostituzioni. Bale schierato lì davanti, davanti con Benzema. E dunque con Lucas Vázquez che va a fare l'esterno alto, opposto ad Asensio. Ovviamente Casemiro Modric, la coppia centrale del 4-4-2 disegnato dalla coppia Ice Principe Romagnoli. Quindi a questo punto metto Vázquez. Modric è anche un po' stanco. Modric è un po' stanco. Inizierà a rallentare. Anche ammonito. Ma Kroos era ammonito. L'hanno tolto Kroos. Era ammonito probabilmente. Ah, ok, Kroos. A Modric, Kroos era ammonito. Era stato tolto. È stato Lucas Vázquez. Si comincia col secondo tempo. Primo possesso che sarà per il City. Con l'appoggio verso Sané. Quindi orizzontalmente nella zona di Company, Walker, Company. Bravissimo. Cerca il tocco verticale ma sbaglia, Lucas Vázquez è buono il recupero, quindi Sergio Ramos, Marcelo, Sergio Ramos ancora, con tutta la sua esperienza. Marcelo, difende il pallone, va verticalmente su Lucas Vázquez. L'ha detto Walker per un attimo, ancora Lucas Vázquez, palla interessante verso Bale, il cross di Bale, Otamendi, c'è sempre Otamendi, Company deve spazzare, non sbaglia. Colpo di testa di Casemiro. Quindi Bale, orizzontale su Asensio, bravissimo Mendy, bravo Gali, Come l'hai letta bene questa? Hai visto? L'hai letta bene. Grande personalità, Modric, Casemiro, altra apertura per Asensio. Asensio potrebbe pensare al cross, cerca l'uno contro uno. Ancora una volta sulla pressione di Otamendi, sarà calcio d'angolo per il Madrid. Che la battuta dentro, Fernandinho che allontana, Modric ancora, la rimette in mezzo, la girata clamorosa, Ederson ha salvato ancora il Madrid, sembra che stia per crollare la diga, il City a protezione dei 16 metri, la battuta di questo calcio d'angolo con le varie opzioni, eccolo qui il cross che arriva in mezzo, il colpo di testa allontanare di De Bruyne, quindi Casemiro, Modric, la mette dentro, colpo di testa di Fernandinho. Quindi Sterling, ripartenza di De Bruyne, può provare il contropiede del City, attacca con 5 uomini De Bruyne, se la lunga un po' troppo, ma c'è fallo. Questo è un giallino, giallo, giallo per Varane, fa male la gamba Gali? Un pochetto. Oh, che errore. Bale recupera facilmente il pallone, ancora per il Madrid, accompagna il movimento Lucas Vázquez. Eccolo servito, Lucas Vázquez, dentro ci sono Benzema e Bale, ancora Lucas Vázquez in cross in mezzo per il destro e per il vantaggio del Madrid. Perfetta l'azione di Lucas Vázquez, il tocco dentro e il gol dell'1-0. Con Asensio che ha colpito. Rivediamo tutto. Bravo qui Lucas Vázquez, Gran palla, bravo, sì, bella difesa, difesa del City, assolutamente inguardabile. Dove eravate, Gali? Lo dico con rispetto, ma dove eravate? Gali è crazy, dove stavate? Stavano usando il caso. Meglio di là. Quarto d'ora della ripresa, dunque Real Madrid davanti 1-0. Gabriel Jesus, quindi De Bruyne, Agüero. Perline orizzontali verso Mahrez. Non so che ne va a farlo, però. Quindi Fernandinho. Prova ad andare verticalmente, bravo. Cerca il taglio Sergio Ramos per un attimo, Mahrez ancora con il cross in mezzo. Bravo. Navas allontana con la punta delle dita, insiste De Bruyne, poi Walker, ancora Walker che prova l'uno contro uno. Arriva la copertura su di lui, quindi Fernandinho che non sfonda, Mahrez, ancora Walker, Casemiro va in copertura. Scusa. Walker ancora, fase molto confusa, chiaramente la confusione conviene al Madrid che è avanti 1-0 grazie al gol di Asensio al 59esimo. Sterling prova ancora la reazione del City. Otamendi, ancora Mendy, chiuso da Asensio, poi Sergio Ramos. Stanno facendo pressing. Bravissimo. Comunque quelli del City sì, fanno pressing, però il Madrid ne esce molto bene, rischiano di rimanere Asensio, Benzema, in meno in difesa.
Dentro c'è bravissimo, ovviamente anche il taglio di Bale. Palla buona per Casemiro. Tira. Gran tocco per Modric. Poi Otamendi. Ottima lettura. Ah, Fernandinho. Calma, suona la carica. Gabriel Jesus. Contropiede. Mares. Buono, quindi buone, ancora avanzata del Kun Agüero, che è piuttosto stanco. Il cross. È ovviamente riposatissimo Gabriel Jesus. Colpo di testa di Sergio Ramos che allontana. Quindi Modric. La ripartenza di Lucas Vázquez, chiuso all'intervento di Walker. Quando palla in out, rimessa centrale per il Madrid, come la vedi? Le squadre si stanno allungando. L'indicatore? Il City comunque ha fatto vedere che un paio di volte quando è sceso, anche se rischia di rimanere scoperto giallo dietro, come abbiamo visto, perché salgono tutti i quanti per cercare il pareggio, ma bisogna anche rischiare in certi casi quando si è in inferiorità a livello di punteggio. De Bruyne, col tocco verso Walker, quindi Mares. Prova ancora Mares. Capito? Sì, riesce a sfondare Agüero. Fernandinho, palla ancora verso il Kun, norma del vantaggio, prova il riflesso di Navas, poi Marcelo che deve completare il disimpegno, ci riesce bene, ma un passo dall'1-1 il City. Sì, è stato bravissimo qua Gali col tiro, ora vediamo che continua il pressing. Ancora Gali che vi ricordo in viola, serve verso il compagno, c'è la deviazione, palla in out, rimessa City, 12 da giocare, sempre 1-0 Madrid, decide il gol di Asensio, la rimessa laterale, la batte Mares. A chi la passa? Grande confusione, Bale, Casemiro, Lucas Vázquez, quindi si distende il Real con Marcelo, ancora Bale, Marcelo, buono il tunnel, Casemiro verso Modric, si fa vedere Modric, c'era da servire Bale, è arrivata la copertura per Fernandinho, Gabriel Jesus, la copertura dall'altra parte di Varane, Benzema appoggiato verso Bale, difende il pallone Bale con un mezzo sombrero, quindi Benzema fino in fondo, chiude Otamendi. 7.5 più recupero. Mendy per le speranze del City. Calma. Che prova ancora a salire. Ultra offensivo. Avete visto il cambio di atteggiamento da parte del City che deve ovviamente attaccare. Fernandinho con la giocata verso De Bruyne. Quindi Agüero. Palla verso Sterling. Sul filo del fuorigioco. Tutto regolare. Il tocco per De Bruyne. Occhio a De Bruyne. In mezzo a tre. De Bruyne difende il pallone. Torna ancora sul destro. Chiuso. Poi da Marcelo. Lucas Vázquez. Sergio Ramos prolunga verso Casemiro. Possibilità per il contropiede del Madrid. Asensio su Benzema. Company. La legge bene. Otamendi. Mares. Fernandinho. E allora il City ha ancora una possibilità. Fernandinho lavora questo pallone. Scala in pressing. Carvajal su di lui. C'è la deviazione. Ancora Fernandinho. Retropassaggio. 70 secondi alla fine più recupero. Mendy, l'altro appoggio verso Mares. Carvajal non ha problemi, recupera, la disperazione di Gali. Forse l'ultima azione adesso. Si lascia andare. Un minuto e mezzo alla fine. C'è ancora speranza per l'ultima azione. Sì, con De Bruyne. Buona. Che trova Fernandinho. Fernandinho prova a salire. Oddio. Fernandinho, conclusione là. Prova da 35 metri. No, penso che ormai sia finita. Ci stava la conclusione mentre sta per arrivare il fischio finale. Keylor Navas è pronto per il rinvio. È nuova questa inquadratura. Sì. Perde ancora qualche secondo Keylor Navas. Il rinvio profondo, il colpo di testa di Fernandinho. Si gioca ancora? No. Eccolo il fischio finale. Vince il Madrid, vince 1-0. La delusione di De Bruyne e compagni. Ecco andata. Dominata. Scambiamoci il joystick. Allora, Gali, come aspettavi, però non male, dai. Vuoi cambiare le squadre con le stesse? Sì, le squadre? No. Attenzione, grande sorpresa, erano anni che volevo entrare così. Ringraziamo i due pro player con un applausone incredibile da parte di tutti. Grazie. Quanti. Giastron starai con Romagnoli e entra in campo il grande Pierluigi Pardo insieme a Gali. Ma ci massacrano? No, Gali, perché uno contro sappiate, uno? Due contro due, due contro due, sempre così, quindi ti metto gli auricolari e il microfonino. E questo mi piace stupirti, caro Pierluigi Pardo, non vi preoccupate, è for fun, ok? E soprattutto, la cosa, io ringrazio i ragazzi per essere stati qui. Nel frattempo, grazie. Grazie, ragazzi. Vincita, grazie. Quindi, questa squadra. Grazie. E nel frattempo, vi dico anche una cosa importante: Pierluigi Pardo tutti gli anni fa finta di non essere esperto giocatore di FIFA, ma sappiamo essere uno dei più importanti pro player che il mondo della musica e dell'arte in generale ci ha messo a disposizione. Ricordo. Cambiate squadra, Pier. Ecco, mi scegliete le squadre quando mi da una serie B d'arbitrese voi?
Bene, cambiate le squadre, potete fare quello che volete. Buona partita. In commento tecnico è affidato a te stesso e a Just Ron. Buona partita. Dai, cambiate squadra, siete tantissimi, ragazzi. Prendete una cosa. Che prendete? Proprio Real, eh? Voi il Real tenete. Ancora? È facile, eh? Mi piace vincere facile. Atletico Madrid. E lui vuole il Real, quindi... Perché dobbiamo fare una partita di grande... Ok, noi così. Noi La vuoi bianca? Come volete, se vuoi stare bianca. Dai, andate neri. Nera e poi così, nera. Dai. Noi così, no, va. No, devi fare un po' tutte le cose che ho fatto prima, un po' tutte le cose. Sì, sì, va bene. Cioè, non so cosa a farle. Bene, ragazzi, allora, il punto vero è questo. Tu fai la formazione. Ah, vuoi che la facciamo adesso? Interrompiamo e ripartiamo così. No, lo farò tu. Pier, mi dicono dalla regia che vogliono che facciamo del Survivor, che è la nuova modalità, quella dove chi segna perde un giocatore. Ok. Quindi la ripartita, cioè... No, chi segna perde, no. Sì, chi fa gol perde un giocatore, così va in svantaggio. Ma e l'altro, sì, è la nuova modalità di quest'anno. Ce ne sono bello, un sacco. Bello, esci con cerchio. Non l'altro che va in svantaggio? No, perché non è l'avversario? Se no, è un tuo svantaggio quando segni. Che figata. Così l'altro è più avvantaggiato per pareggiare, però alla fine chi la scappa... Ecco 3-0, qua. 3-0 finisce 4, sopravvivenza. 3-0 finisce notte. Finisce bella. Con chi fa 5 gol, che butta fuori anche il quinto avversario, vince. O vabbè, a fine tempo, chi è in vantaggio. Bella, mi piace molto questa modalità. E non abbiamo paura di nessuno. Qua dentro... Chi si deve preoccupare? Siete voi. Vai. Che non lo sai. Vai. Allora. 4-3-3 teremo. Qui fa 4-4-2. Te, prima non lo so fare. Bene col 4-3-3. 4-3-3 sì. No, allora giochiamo così. Farla, ma mettiamo... Io lascerei però Isco al posto di Asensio. Dici? Ma magari se lo mettiamo alla fine che corre veloce nel secondo tempo. Lascia così, me la lascio tutto così. Poi il resto la squadra è fatta bene. Sì, no, Vinicius lo mettiamo. No, l'altro che ci aspetta. Ma perché non mettiamo Courtois al posto di Navas? Sì, bravo, vai giù. Giù, giù, dietro giù, giù. Fare non c'è coso? Mariano pure? No? No, no. No. Ah, lascia ma per così, me così va bene. Vai. Poi adesso gli sistemiamo... Vabbè. Facciamo, sì, no, va bene così. L'ampiezza difensiva. Siamo un po' più bassi con la squadra. Attacchiamo. Siamo equilibrati. Come... No, su, ok, vai. Hai fatto finta di farlo o l'hai fatto veramente? Ho fatto finta. Ok. Ti danno l'estate intellettuale, però. Vai. Vai. Bene. A posto, ci fai il cerchio. Per fare avanti. A posto. Noi siamo pronti. Dai, su. Arrivo, finito, dai, finito. Su. Se no Casemiro che dai, mi fa il centrocampista su. Difensivo dai, mi vuole in attacco. Dai. Ci siamo. Tiro sopra. No, io sono il rosso, ok. Olè. Ah, ti stavi divertendo. Dove levare il trainer? Anche molto. Vediamo se da prima l'ha tenuto o meno. No. Sì, dobbiamo cambiarlo come prima. Ah, togliamolo. Ma non basta che schiacci R3? No, quest'anno non te lo fa fare con R3. Cioè, ci sono vari step di trainer. Te ne togli un pezzo, ma la righetta no, dovete farlo voi. Ma quindi sopravvivenza? Sì. No, devi far trainer e toglierlo, sì. Pure noi? Sì, anche voi. Prima uno, poi l'altro. Vai. Vai, Pier. No, vai su trainer. Fatto. Fatto, l'hai tolto? Tolto. Ah, ok, non l'avevo visto. Bene. Vai, liga. Vai. Io sono il giallo, no? Sì. Partita difensiva, proprio l'Atletico Madrid. Hai preso proprio la squadra giusta. Proprio il ciolismo. No. Pier. Ma com'è possibile? Ragazzi, l'abbiamo detto. È comunque un'amnesia che adesso... Adesso vediamo chi ci butta fuori. È vero che mi ero dimenticato. Ma che decide lui? Sì, decide lui. A caso? A caso. No, in base ai ruoli, ma penso che sia uno davanti adesso. Ma sei divertente. Casemiro. No, Casemiro ci ha buttato fuori, a posto. Non abbiamo più difesa davanti alla difesa. Stiamo più bassi. Sì.
troppo pezzi di tiro, tranquillo. Li facciamo passare tanto. Ma che la mettiamo? Good chance for Madrid. Dai, dai ragazzi, ci siamo proprio, ormai è fatta. Sono bolliti, sono cotti. Siamo al sesto minuto, Pier. Sì, ma intanto dovete continuare con la telecronaca. Sì, Griezmann, chiuso. Poi alla caccia del pallone, ancora, Filipe Luis. Per la ripartenza dei Colchoneros. Bravo. Alza sul pallone, ma esagera forse Filipe Luis. Bello. Bello, vai Tony. Tira Tony. Bravo. Va bene, va bene, va bene. Bene. Vieni. Lo si inserisce. Asci. Si gira. Numero, Vai. Oh, via. No. 1-1. We just made it. We just made it. Bello questo. Bello, sì. Ragazzi, c'è Pier che è troppo forte, ragazzi. Grandissima qualità. Lemar. Siamo di tempo. Eravamo anche uno in meno, E adesso ci toglie. Poi vediamo chi vi toglie. Vabbè, comunque ragazzi, ha fatto un passaggio perfetto. Eccezionale. Azione perfetta, dai. Di che cosa dobbiamo parlare? No, è da rendere... Ci lasciate poi, Barbara. Chiudiamo noi, ci lasciate le chiavi, ci andiamo domattina. Tu devi giocare... Ah sì, c'è la partita. E non si è visto chi va tolto. Domani allenamento. Vabbè, dove però... Pomeriggio? Chi ha tolto? Non si è visto, ci avete skippato. Ma da Coche, come esce alla grande... ragazzi, veramente noi facciamo... tranquilli tanto le parti difficili si vedono alla fine lado. Quando iniziamo a perdere altri giocatori. Bello. Sì, sono uscito troppo io. Buono ho dormito un po', ma magari ci toglie un difensore probabilmente però vabbè, può essere. Cambiamo modulo, no? Si potrebbe anche, mi sa di sì. 24-4 fatto. Bella però, è una modalità molto divertente. Molto vince bello. Chi arriva a 5. Si toglie Varane. Infatti, mi cambia. Aspetta, mi dicono che qua non si può giocare contro difensori, neanche Casemiro davanti. Ah, noi ci ha tolto le mani. 24-4. 4-4-2 lascia senza punte. Senza punte. Mazza. Così, 4-4-2 così. 4-4-1? Sì, sì. Tolgo tipo... Isco, sacrifico e metto dentro Fernandez in difesa. Sì. Adesso con Fernandez. Qua, Benzema lo mettiamo qua. Velo lasciamo. Voi siete in 9, sì, sì, fuori Casemiro. Non abbiamo più le ali davanti. Fuori Varan. Giochiamo bene centrali. Vai. Senza una pressione, senza pressione. Ma inizia a diventare un po'. Vai. Mi sta palla. Ho visto. Cavoli, quello lunga. Ma sono di qua, sono di qua, sono di qua a destra. Oh! Ah, perché gli è rimasto lì il rimbalzo. Bravo! Che è successo? Che rischiava? Arbitro! Hai ragione. Ma come fallo? Calcio di posizione per noi, devi starci. È oggettivo, è fattuale. Buona. Vai sopra. Ora dobbiamo far go. Se Bale va come pedala. Bravo, perfetto. Pulito sul pallone, grande Gali, pulitissimo. Via, fuori. Vieni. La presa. Con calma, non pressiamo che siamo in 9. Siamo belli dietro. C'è tensione nell'area in modo incredibile.
Cioè, campo, attualmente il campo è troppo grande per 9 persone. Non sappiamo dove andare. Buona bella palla. Ha provato la palla illuminante. Forse era troppo illuminante. Passata, non ha preso un tempo. Dammela. Però ridammela. Grazie. Bravissimo. Davanti. Olè. Ehi, è che si è rialzato. Olè. Di qua. Taglia lì. Bello. Sì. Qua le butti no, fuori arbitro. Uno per il rosso però. L'arbitro no, dai. Qua il rosso ma è sacrosanto. Ha preso il pallone. È sacrosanto. Ha preso il pallone. Ma non mi pare. Niente, guarda. Niente. Non l'ha buttato Avete fuori. Avete censurato il replay, eh? Questo è un dato non oggettivo. L'ha buttato fuori. Sì, sì, uno. L'ha buttato no, da uno solo sopra. Sì, adesso sì. Facile sul tiro di Bale. Buh. Ha deviato la barriera. Ma non ci credo. 3 a 1. Leva il trequartista, lascia solo. Leva il trequarti adesso. Levo il trequartista. Ma sai che l'hai espulso comunque? L'hai espulso? Espulso, è un espulso. Espulso. No, c'è quello solo rosso. Vedi? C'è quello solo rosso. È vero, c'era non avevo visto quel pallinetto. L'hai espulso? Sì. Quindi, allora, un attimo Benzema, che dobbiamo... Benzema. Sì, va bene, va bene, sono senza punte. Senza punte, vai. Vuoi che metto Bale in alto davanti? No, siamo dietro. Ah, dovete cambiare anche voi? Come si fa? Con? Vuoi cambiare? Eh. Facciamo così allora. Vai. Scegliti quelli che vuoi togliere. Te non c'hai Lemar e Felipe Luis è stato espulso. Non ho Felipe Luis, e espulso. Basta. Siamo 8 contro 9. Tu non hai i tre davanti, dobbiamo far così. E noi mandiamo in catenaccio davanti alla difesa. E poi secondo me bisogna fare... Va bene. Buona mano. Dai calmo Romagnoli. Va bene. Dai, io ci credo. 3-1, però ci abbiamo l'uomo in più. Vai. Intanto noi non abbiamo 0. Più gente adesso. Figata comunque. Questa modalità è fighissima, Sì. Ce ne sono anche un sacco di simili. Dai, subito. Lasciamoli andare all'esterno. Poi è, bravo. Buono. Vai ora, di qua. Lascia. Trovo. 1-2. No. Ok. L'idea c'era, in teoria. Oh, che erroraccio. Calma, scappa. Sì, scappo, calma. Sì. Calma. Sei. Fine primo tempo, io ci credo, se noi siamo in partita più che mai, perché comunque alla fine, adesso abbiamo un uomo in più. Sì, non fa così. Ma più che altro avete perso il giocatore che vi serviva ad avere in più con l'espulsione. Lo so. È quello, se no eravate 10 contro... 8. 8, esatto. Con calma, attendiamoli. Sì. Marcello. Ma ha buggato. Bravissimo. Focacciaro. Cosa ha parato? Grande Oblak. Cosa ha parato? Aspetta, Ribelli. Veloce Belli. Olè. Fermento pulito. Fatto no. Sul pallone. C'è Marcello. Un po' ruvido. Marcellino. No. Sua bella. Forse è fuori gioco. No, non è fuori gioco. Fuori gioco. Dai, Pedino, ci credo, Pedino. Cosa giallo? Altri cartellini dai, nel frattempo. Giallo a Coche. Arbitro veramente del Madrid, posso dire. Adesso come spesso partiamo succede. Sempre dall'idea della buona fede, però dai, ma come si fa? Ah, senso unico, arbitro a senso unico.
Dai Romagnoli. Good ball now, good ball now. Cookie. Guardami. Non ci vorrebbe pure tu, scusa. Sì. Bene. Aspetta. Questa era molto bella come azione. Via. Maccia. Ah. Salta, 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 bravissimo. Sì. Bravo. Dai. Porca. Tranchi, oh, tranchi, tranchi. Ho preso la maglietta. Una vergogna. Cosa fai? Secondo me dobbiamo fare un cambio noi. Questa cosa della maglietta, no, è nuova, eh? Vieni. No, non la teneva la maglietta? Chitta, 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 chitta. Anche nel 18? Sì, a chitta, sì. Gali. Metti fuori gioco. Bello. Vada solo. Ha cercato di uccidermi. Sì. Dai, no. Fuori gioco. Come si fa? No, no, è buono, è buono, è buono. Per fare i cambi. Per? Fare i cambi. Start. Ti metto start e te li faccio fa. Ah, che non è più start. Secondo me ne dobbiamo a questo punto. Si leva? Abbiamo ci hanno tolto anche Bale. Siamo anche con Bale. Sei giocatori in campo. E quindi facciamo un gol, abbiamo vinto. Se facciamo un gol, abbiamo vinto. Ragioniamo. Griezmann va ce la faremo. Rodri, secondo me... Ma che forma? Cioè, giochiamo con sei. Quattro difensori, due centrocampisti. Abbiamo finito, parte. Però. Io forse farò un cambio, poi metterei... è vero, qualcuno di fresco qua che sennò non corre. Apposta di Kroos... Asensio. Asensio. Mettiamo anche Junior. No, 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 lascia così. Poi Modric. Sì, sì, sì. Poi mettiamo Vasquez. Ci può fare sia uno che l'altra. Ormai sta finendo tanto. Pier, cosa stai facendo? Sta arrivando. Dai, dai, dai. Ok, ci sei? Vai, certo. Vai. Io ci credo, 4-1. Guarda, guarda la nostra squadra dov'è? Non c'è. Calma, calma, calma. Ah, sai che dobbiamo fare? Forse mettere atteggiamento offensivo. Come si fa? Freccetta di destra. Non glielo di. Vabbè, dai. Non glielo di. Ultra offensivo. Non glielo di. Adesso il buon palo famo pure qua. Dentro. Bravo, è nostra. Calma. Qua. Sì. Nave contro ma sono io, cavoli. Sì. Può anche non andare lungolinia, negli spogliatoi. C'è Asensio. Ma che fresco! Corri, Marcolino. Eccolo qua. No. No, dai, raga, no, così non mi piaceva fartelo. No, sul portiere, dai. Gliel'ho fregata al portiere, era troppo triste finirla subito, così. Subito, di fa gol là. Subito. No, da, no subito. Ma non volevo proprio segnargli perché gliel'avevo rubata al portiere. Boli. Lunga, 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 lunga. Che senso è fresco, capito? Ah, voglia. Sì, sì, questa ecco va a correre. Perché, lunga sempre. Ogni volta parla lunga. Mamma mia. Dai, subito. Bisogna correre perché non bisogna tenere palla. Ma Modric. Sono troppo più veloci, sono troppo più forti. Lo so, però bisogna darla subito. Arriva Asensio, eh? Siamo di più, siamo più freschi. Vieni. Vai Asensio, al volo. Non doppio quadrato, uno solo. No, ma devo farlo due volte per fare il time and shot. Okay, ho provato a farlo, ho sbagliato il timing, però l'idea c'era, diciamo. E se indovini il tempo è sempre gol. Se indovini il tempo, sì, 90% delle volte. Qua, subito. Vai, dentro. Tranchi, tranchi. Ah. Mancano 7 minuti, bene o male. Vieni qua vicino, vieni qua vicino. Sono lì, sono lì. Te la passi con lì. Bravissimo. Guarda, lungo linea fortissimo, lungo. Bravissimo. Per me poi anche... Arbitro, però non è possibile. Doppio giallo, eh? Non è possibile. Giallo? Doppio giallo. Arbitro, non è possibile, dai! No, era il primo, era il primo. Lucas Hernandez. Tuo? Tuo? 4-1. Ragazzi. Da già un miracolo l'abbiamo fatto. Eccolo qua.
In 6, eh? Poi ragazzi hanno il Real loro, eh? In 6. Ma sei tu che l'hai scelto l'Atletico, eh? Lo so, ma chi potevamo scegliere? Urca. Oh. Non fare lo sgargiante. Sto cercando di trovare lo spazio, cosa devo fare? Eravate in tre giusto tre perché sei in area di rigore, altrimenti alla Griezmann, eroico, via, subito. Via. Sono stanchi, eh. Poi piove finita pure. Qua. Ragazzi, 2 su 2. Vabbè ragazzi, abbiamo pagato 4 disattenzioni difensive, non bocca è che poi alla fine la partita era completamente equilibrata. Grazie. Bella. Complimenti, ho una... Yeah, ma tranquillo, solo perché avevamo un Atletico. Esatto, okay. Esatto. Grande, fratello. Vabbè, Pier, noi possiamo salutare. No, noi salutiamo e il grande equilibrio della seconda partita è stato con noi. Bella questa survive. Sì. Survive. Ce ne sono anche altre. C'è anche quella senza regole. Non c'è fuori gioco, non ci sono falli. Se segni, inevitabilmente poi sei penalizzato. Io campione romagnoli Prinzi. Vabbè, dai. Tra l'altro c'è pure la Champions League questa volta. Certo. Va bene, siamo pronti. A questo punto, grazie. Chiudete la porta, noi siamo qua altre 20 ore. Grazie a tutti ragazzi, ciao. Ci vediamo presto. Ehi Romagnoli! Ehi Romagnoli! Ehi Romagnoli!